Il gruppo non viaggia più con le orecchie tese. È un gruppo soprapensiero che immagina le feste, gli evviva, i fiori, il lieto ritorno a casa. 3 settimane di fatica meritano queste meditazioni felici. Adornano l'aspettativa di tante fantasie. L'epilogo, tuttavia, è ancora un epilogo sportivo denso di drammaticità e di brivido. Adorni l'elegante campioncino non sempre fortunato. E Balmamion che merita il suo secondo giro perché è stato davvero il più regolare. Ma sì, c'era anche Baldini. Dov'è ora? Ah, eccolo, si nasconde. Beh, amico, ci siamo capiti. Largo ai giovani piuttosto, e tra questi naturalmente a Vito Taccone, il più applaudito. Al velodromo Vigorelli il giro finisce proprio in un brindisi di velocità. Tony Bailetti, che aveva montato sino all'ultimo la guardia e la maglia rosa, spinge ancora tanto forte che vince una volata lunga 1 chilometro. Niente da fare per Benedetti e Bruni, che hanno cercato il finale alla brava. Bailetti ha meritato il premio della fedeltà, ma correndo alla maniera di un espresso. Poi, nel velodromo in festa, la grande rituale passerella d'addio. Balmamion mostra alla folla i fiori della sua seconda vittoria, quella che lo ingrandisce anche per la storia del ciclismo. Dopo 10 anni ha imitato Coppi vincendo il giro da un anno all'altro. Un bis classico che può onorare una carriera. Per Vittorio Adorni gli applausi della solidarietà e della riconoscenza. Il contributo da lui offerto al giro è stato il più alto e il più nobile. Zancanaro, quasi rimpicciolito sulla bicicletta, fa segno col capo che promette ancora. Taccone, 5 volte primo, provoca gli ultimi fuochi di artificio, commuove una folla che gli vuol bene. Corridori che vibrano di emozione, ragazzi che concepiscono il senso del dovere e della fedeltà come soldati volontari. È per essi, è per l'esempio che hanno dato, che il giro continuerà ancora, non finirà mai.